M-Pox. Che cos'è? Quali sono i sintomi? E come prevenirla? M-Pox, conosciuta anche come vaiolo delle scimmie, è una malattia virale rara, ma che sta ricevendo sempre più attenzione a livello globale. È causata dal virus del vaiolo delle scimmie, un parente stretto del virus del vaiolo umano. Anche se il nome può essere fuorviante, M-Pox può infettare non solo le scimmie, ma anche gli esseri umani. M-Pox si trasmette attraverso il contatto diretto con il sangue, i liquidi corporei o le lesioni cutanee di animali infetti, come scimmie, roditori e altri mammiferi. È possibile anche la trasmissione da persona a persona, soprattutto attraverso contatti stretti o prolungati con una persona infetta. I sintomi di M-Pox solitamente compaiono entro 5 e 21 giorni dal contatto con il virus. I segni iniziali includono febbre, mal di testa intenso, dolori muscolari, gonfiore delle ghiandole linfatiche, stanchezza. Dopo qualche giorno, possono comparire eruzioni cutanee, che evolvono in vescicole, pustole e infine croste. Queste lesioni cutanee possono essere dolorose e colpiscono principalmente il viso, ma possono diffondersi anche ad altre parti del corpo. La diagnosi di M-Pox si basa su una combinazione di anamnesi, esame fisico e test di laboratorio. Se sospetti di avere M-Pox o sei stato esposto al virus, è essenziale consultare un medico. Il medico potrebbe prelevare un campione delle lesioni cutanee o eseguire un esame del sangue per confermare la presenza del virus. Attualmente, non esiste un trattamento specifico per M-Pox. Tuttavia, la malattia tende a risolversi da sola tra le 2 o 4 settimane. Il trattamento è principalmente sintomatico e di supporto, il che significa che ci si concentra sull'alleviare i sintomi come la febbre e il dolore. In alcuni casi, possono essere utilizzati antivirali o immunoglobuline specifiche, specialmente per le persone a rischio di complicazioni gravi. Per prevenire M-Pox è importante evitare il contatto con animali che potrebbero essere infetti. Seguire le raccomandazioni igieniche, come lavarsi le mani frequentemente. Utilizzare dispositivi di protezione personale se si è a contatto con persone infette o sospette di esserlo.